scusi per la parentesi molto personale, però insomma era una questione di curiosità. Invece la Magnani, ecco, quando un giorno un giornalista le chiese: ma lei è una donna ancora così molto bella, molto affascinante, perché non fa qualcosa per ritornare in qualche modo a ecco, essere un po' più giovane, sempre questa terminologia, e la Magnani rispose: io ci ho messo così tanti anni per farmele venire queste rughe e adesso me le volete togliere. Ora, l'importanza di eliminare dal volto quella che è la mappa storica del vissuto di una persona, secondo lei quanto lo è fondamentalmente importante? Ma non è che sia importante, è come uno le vive certe alterazioni dovute alla, diciamo, all'andare avanti negli anni, per cui non è che la ruga deve essere tolta per forza o il naso gibboso deve essere per forza e sentirsi a proprio agio. Io posso dire per la mia lunghissima esperienza, più che trentennale, che molto spesso anche piccoli difetti tolti danno una maggiore sicurezza. Sicurezza nel lavoro, sicurezza nell'identità, sicurezza nel sociale, sicurezza in famiglia, e per cui non posso non dire che anche i difetti o i segni dell'invecchiamento tolti non diano un beneficio indiretto allo stato psicologico. Per cui va detto caso per caso, se la richiesta è plausibile, è possibile ed è attuabile. In base a questo decidere e poi sperare che la persona si acquieti. In qualche modo la sua professione può essere quella anche in qualche modo simile a quella di un dio, se vogliamo, no? Quindi dare una forma, ridare un ecco, è un potere molto forte. Ne ha mai, oltre che usato, abusato a volte? Si è mai fatto una critica? È una domanda molto intelligente, mi complimento con lei, perché questo fatto che il chirurgo molto spesso diciamo, vuole attuare come un pittore un quadro secondo una propria prospettiva e una propria visione, rientra un po' nel normale. Però il buon tecnico, il professionista preparato che abbia una base di chirurgia e una base anche di estetica vera, perché purtroppo in questo campo ci sono molti, diciamo così, approfittatori, per cui va dato anche importanza a chi ha una preparazione adeguata. Diciamo che sarebbe bene che il chirurgo si mantenesse un po' al di fuori di quelli che sono i propri canoni e desse quel tanto giusto, ma si rifacesse più che altro ai desideri di chi si sottopone agli interventi. Ippocrate, nel momento in cui le persone non potevano permettersi economicamente di appunto risolvere quei problemi che sono legati ai denti, eccetera, quindi sai, cose abbastanza importanti, stipulò il famoso patto di Ippocrate. Ora io le chiedo, così per una questione sempre di curiosità, la mia, lei chiaramente se vuole rispondermi lo faccia pure, nel momento in cui abbiamo una persona, perché i costi, noi non abbiamo ancora parlato di quelli che sono i costi di questi ritocchi, se vogliamo chiamarli in questo modo, di questo, comunque, questa trasformazione. Nel momento in cui una persona ha davvero bisogno, perché l'estetica, ok, uno vuole avere un naso un po' più dritto, un occhio un po', ok, però ci sono magari persone che soffrono di alcune patologie fisiche che sono appunto estetiche, che so, il labbro leporino, no, so, qualsiasi altra. Esiste tra di voi una sorta di associazione, un ordine, non lo so, per poter in qualche modo essere più vicini anche a delle persone che realmente poi ne hanno bisogno, per vivere in una società in maniera adeguata? Ho premesso che il sistema sanitario nazionale italiano non è uno dei peggiori, ma è uno dei migliori al mondo.
e offre la possibilità per fatti patologici di migliorare molto il proprio fisico. Cioè una persona che ha avuto la disgrazia di cadere in un braciere e avere una cicatrice deturpante del collo viene sottoposta ad intervento in una struttura tranquillamente e quindi mutuabile e quindi come tale non paga assolutamente nulla. Anche chi nasce. Il leporino, altre malformazioni esterne come quelle interne vengono gratuitamente offerta dal Sistema Sanitario Nazionale e quindi questo va dato atto a un governo come il nostro che comunque diciamo, ha mandato avanti un programma sociale che prevede questo. Per quanto riguarda invece gli aspetti puramente estetici in una persona che non si può permettere diciamo, di poter sostenere delle spese, e questo è anche possibile, lì dipende un po' dalla sensibilità individuale del singolo operatore. È ovvio, io posso fare anche una rinoplastica estetica gratuitamente, nessuno me lo vieta, insomma, al massimo me lo può vietare il fisco che mi dirà ma come mai non ti sei fatto pagare niente, però voglio dire, da un punto di vista oppure un prezzo simbolico, un prezzo simbolico eccetera. E quindi esiste anche questa possibilità diciamo, in base alla propria sensibilità di ridurre o meno i prezzi. Però a questo proposito io devo dire che i famosi prezzi che vengono bombardati un po' a destra e a sinistra. Parliamo dei costi dei ritocchi. I costi dei ritocchi non sono poi quelli che apparentemente insomma, possono sembrare. Perché dico, per esempio, una rinoplastica può andare dai 3 ai 5.000 euro, ma non è tanto il compenso dell'operatore, quando anche della struttura, dell'anestesista, della sala operatoria, cioè quello che comporta fare l'intervento in condizioni del Benodil, in condizioni di sicurezza, perché il problema è la sicurezza, non si può affrontare un intervento di rinoplastica in un ambulatorio, in un modo diciamo in un sottoscala come fanno più o meno a Napoli, sai così, fatto così, allora lì puoi chiedere anche 500 euro in definitiva, però non è, perché certi casi quando vengono alla ribalta anche di cronaca dipendono anche principalmente dalla struttura in cui è stato completato un intervento. Beh, un'ultima domanda perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, per concludere in bellezza, è il caso di dire questa intervista, le è mai capitato di soddisfare appieno una operazione e quindi di ottenere realmente quello che era nella sua appunto idea? Beh sì, il più delle volte direi, complimenti. Non posso affermare diversamente, il più delle volte forse perché io come tanti altri teniamo conto di quello che sono i desideri, teniamo conto di quello che è la richiesta e anche un po' meno della mia esperienza e anche del mio senso estetico. Se si tiene conto degli altri in genere, di quelle che sono le richieste, e si fanno combaciare le due cose e il più delle volte si hanno questi risultati. Okay, possiamo dire quindi che non esistono i brutti e i belli, ma esistono i sicuri e gli insicuri? Sì, direi che questo assioma può andare, perché effettivamente la insicurezza molto spesso fa vedere dei difetti che sono. Se invece anche siete sicuri ma brutti, allora rivolgetevi pure al dottor Cardone. Grazie ancora. Grazie, molto gentile.